Ciao, questo è un piccolo follow-up del video che avete appena visto, diagnosi di un disastro. Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Allora, questo è solo un piccolo follow-up del video precedente. Ormai i video li faccio sempre più corti. No, scherzo, è un caso, non li faccio più corti. E voglio farvi vedere perché ho riparato questa piastra della Kenwood e poi ho visto che ci sono dei commenti, c'è un ragazzo che dice ripara anche il lettore CD, fammi contento, sarò l'uomo più felice della Terra. Ma io ci provo sì a ripararlo, no? Questa roba io non la getto via. Non ci penso neanche lontanamente, come anche questa piastra di registrazione della Sony, che poverina è veramente ridotta un cesso. Comunque proverò a far ripartire anche il lettore CD della Sony, perché no, magari ci devo cambiare solo il pick up laser o magari qualche condensatore che non funziona, non si sa. Buttarlo via sicuramente no. Comunque ora vi faccio vedere com'è che ho riparato questa piastra di registrazione della Kenwood. Siccome credo di aver trovato una cinghia adatta per la meccanica, a questo punto mi conviene anche vedere se la posso restaurare subito. E per prima cosa devo sistemare il circuito stampato quassù, quindi lo smonto tutto e poi cambio anche la cinghia. Oddio, si rompe tutto, dio buono. No, non ci si levano nemmeno se crepi questi osifi. Ma vaffanculo, come si fa? È un bel problema, perché non c'è modo di staccare i cavi dalla scheda e allora ci lavorerò di così, devo soltanto sistemare queste piste qua giù. Il problema non sono tanto le piste fratturate, perché il problema è che si è rotto proprio il potenziometro. Ora io l'unico che ho simile da poterci mettere è questo qui, quindi lo vado a togliere da qua e lo metto lì, e poi ce lo sta a forza. Okay, l'ho levato, però il valore, vediamo un po', sembrerebbe da 50 kOhm. B50, 50 kOhm, anche questo è uguale. Vi avverto, non comprate assolutamente quest'arnese qui, è pericolosissimo. Io l'ho fatto funzionare, l'ho pagato 30 euro, l'ho fatto funzionare io, l'ho modificato completamente. Non compratelo, non compratelo, prendete roba buona, no questi troiai. Ok, vai, ce l'ho un filo, vediamo se ci sta. Ci dovrebbe andare, passa uguale, eccolo, vai che ci va. Dai, che culo. Ho scoperto le piste che passano sopra la frattura del circuito, però sembrano tutte intatte. Ad ogni modo io le rinforzo lo stesso con lo stagno. Questi. Sono ragionevolmente sicuro di aver sistemato questa parte di circuito. A questo punto il divertimento è infilare la cinghia qua giù. Lavorarci così è un disastro. Poi guarda, mi sono accorto che qui era rotto anche questo sostegno, l'ho sistemato. È un casino perché non posso togliere i cavi. Ho paura che la faccenda sia più complessa di quello che credevo, perché qui c'è una cinghia. E di cosa sarà? Ma di dove viene fuori sto cavo qui? Maledizione. Da sotto qui. E la cinghia dove andava? Quella cinghiettina lì. La cinghiettina va da qua a qui, da questa cosina qui a qua. Non ho idea a cosa serva però. Poi questo coso è rotto, è uscito fuori da qua dietro. Ora cerco di infilarci questa cinghia che presumo che vada bene. Non ne ho la minima idea. Cacchio ne so, magari non ci va. Sono talmente tanti cavetti in questo coso veramente da far diventare matto proprio. Ce la posso fare, eh? In teoria ce la potrei anche fare. Buzzurro di Sumatra maledetta, di sti cavi di merda. Ma te guarda là, poi mi sa che è corta. Mi dà proprio l'idea che sia corta. Ma vaffanculo, è corta. Ho fatto tutto sto casino per nulla. Ci voglio mia crede. Vai motorino di merda malefico, collegati. È corta, gira male. Puttana. Poi lo so, poi fonde il motore. Troppo tirata. Vabbè, vai, lo rimonto, eh. Lo rimonto e poi vediamo. Thank you.
Allora, a questo punto possiamo provare la piastra di registrazione. E in riproduzione funziona bene. Ora prova a registrare qualcosa. La prima cosa da fare è l'autoregolazione del bias. Ora prova a registrare e vediamo che cavolo viene fuori. Ok, funziona. Quindi nonostante tutto la cinghia ci sta perfetta. Ok, per il momento può andare bene così. Quindi sono riuscito a riparare questa piastra di registrazione della Kenwood più o meno, perché magari la cinghia non è proprio la sua. Io vi ringrazio di aver visto questo video che è finito, e nel frattempo che io escogito un'altra cosa che vedete qua, sto escogitando una roba, vedete che c'è roba qui sopra, io mi raccomando, veramente restate sani.